Lettura di Matteo capitolo 7. Smettete di giudicare affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché dunque guardi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello, ma non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come puoi dire a tuo fratello: permettimi di togliere dal tuo occhio la pagliuzza, mentre nel tuo occhio c'è una trave? Ipocrita, prima togli la trave dal tuo occhio e poi vedrai chiaramente come togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Non date ciò che è santo ai cani, né gettate le vostre perle ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e voltandosi non vi sbranino. Continuate a chiedere e vi sarà dato. Continuate a cercare e troverete. Continuate a bussare e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. In effetti, chi di voi darebbe una pietra al figlio che chiede del pane? E se il figlio chiedesse un pesce, non gli darebbe un serpente, vero? Se dunque voi, pur essendo malvagi, sapete dare doni buoni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Pertanto, tutte le cose che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi dovete farle a loro. Questa è infatti l'essenza della legge dei profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la strada che conduce alla distruzione, e sono molti quelli che vi entrano. Mentre stretta è la porta e angusta la strada che conduce alla vita, e sono pochi quelli che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti, che vengono da voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi famelici. Li riconoscerete dai loro frutti. Non si coglie l'uva dalle spine, né fichi dai rovi, vero? Così ogni albero buono produce frutti buoni, ma ogni albero marcio produce frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero marcio può produrre frutti buoni. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. È quindi dai loro frutti che riconoscerete quegli uomini. Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma solo chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome espulso demoni, e nel tuo nome compiuto molte opere potenti? Allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuto, andatevene via da me, voi che praticate l'illegalità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che costruì la sua casa sulla roccia. E cadde la pioggia, arrivarono le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono contro quella casa, ma essa non cedette, perché era stata fondata sulla roccia. Chiunque invece ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto che costruì la sua casa sulla sabbia. E cadde la pioggia, arrivarono le inondazioni, soffiarono i venti e infuriarono contro quella casa, ed essa cedette, e il suo crollo fu grande. Quando Gesù ebbe finito di dire queste cose, le folle erano stupite dal suo modo di insegnare, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi.